Che starà succedendo? Ma arriva anche la televisione. Deve essere una cosa importante. Auto 2473 elicottero. Via elicottero, passo. Avete localizzato il ricercato? Ricercato, localizzato e sotto sorveglianza. Elicottero 1 2473, ricercato fermo, non può sfuggire. Ricevuto, va bene, continuate la sorveglianza. California, domenica ore 10:02. Due giorni prima. Denver, Colorado, venerdì ore 23:30. Kowalski! È una macchina in più per il weekend! Benvenuti tutti e due! Ce l'hai un'altra macchina da portare a San Francisco? Non vorrei tornare indietro stasera! Finirai con l'ammazzato un giorno o l'altro, lo sai? Ti rendi conto? Sì, sì, sì. Senti, perché non ti fermi fino a lunedì, eh? Così tu te ne vai subito a casa, vero? Oh, sì, certo, sicuro, un po' prima di mezzanotte. Ehi, senti, la sai una cosa? Quando suona la mezzanotte, la mia macchina diventa una zucca!
Sai, Sandy, che avresti dovuto fare l'attore. Già, è proprio quello che dirà mia moglie quando le racconterò che sono stato qui ad aspettarti tutta la sera. Dai, senti, un po' seriamente, perché non resti fino a lunedì? No. Ti ci vorrà anche un po' di sonno, non ti pare? No, è impossibile, Sandy, devo ripartire stasera. Allora, quale macchina? Quale? Devo andare via. Andiamo, perché non ti fermi un po'? No, devo rimettermi in marcia. Ah, devo mettermi in marcia, devo correre via, palle. E che ne dici di farti rallentare un po' da quelle due, Sì, sono mica male. Allora scendi e resta un po' con noi. No, senza offesa, Jack, devo essere a San Francisco domani pomeriggio alle 3. Ah, mi pigli per il sedere? Forse il cielo, magari. Allora ti ci prendi da solo, perché non ce la farai mai. Ci vuoi scommettere? Vabbè, allora questa macchina ha un motore vero? Sì, è truccata, supera i 250. Beh, ma anche così. Ti faccio una proposta, scommettiamo il prezzo della benzedrina. Io arrivo a San Francisco e ti telefono alle 3 del pomeriggio di domani, ci stai? E oltre alle pillole, ci scommetto anche un bel prezzo. D'accordo? Bene. Buona fortuna! Secondi super. Pronti? Ah, buongiorno amici, qui è il vostro affezionatissimo super anima che vi trasmette in diretta e senza peli sulla lingua, cari amici automobilisti che siete già sulle strade, trasmetto dalla stazione KOW, scritto KOW, la più rumorosa, più vitale, più originale ed imprevedibile stazione radio di tutto il Far West. E vediamo di rallegrare la mattinata con un po' di one bam, boom, boom, e sveglierino musicale con l'aiuto del mio solito amico. Forse tocca a te, amico, io ho detto la mia! Coraggio! Yeah.
Fermati! Infatti si alza. Viene ora girata la bandiera gialla. Tutti i piloti devono rimanere sulle loro posizioni. Kowalski ha inforcato di nuovo il suo mezzo e riparte. È di nuovo in corsa. Tutto a posto. Ok, coraggio, inseguilo. E ora, facendosi largo a gomitate tra le prime 10 in classifica, eccovi il vero primo mostro di successo degli anni 70. La canzone fenomeno che a forza di spinte è avanzata di 29, dico 29 posti in una settimana, badate bene. Non c'è assolutamente il benché minimo dubbio, come suol dirsi, che la prossima settimana sarà al primo posto, al numero 1, la prima in classifica, amici. Questo fenomeno si intitola Where Do You Go From Here Baby di Brian O'Brien. Sbattigliela in faccia, Brian Berry, sbattigliela in faccia! Dagli sotto! Qual è la vostra posizione? Ci ha investito una macchina sulla statale 53. In che punto della statale? A circa 5 miglia da Thompson. Potete darmi una descrizione della macchina? Una Challenger bianca modello 70, targa colorato OA5599. Ricevuto. Avete riportato ferite? No, niente. Ricevuto. Tornate al posto assegnato. Ok. Stiamo rientrando con una delle moto. Sarà meglio mandare un camion per l'altra. Super, senti un po' qui. Attenzione, a tutte le pattuglie di polizia stradale. Si segnala una macchina sorpresa da Challenger 1970 di colore bianco.
71 si riporta verso il centro della pista. Guarda, fiondo sulla 63, e cappotta in fiamme, ricaduto sul prato e poi volgendo altre due macchine. Anche la 63 è sul prato, ma non ci dovrebbero essere lì. La 3 nel tentativo di superare la 31 si apposta alla curva grande, continua la sua corsa, lisciando cappotta e portandosi al centro della pista. Continua a girare su terrezza. Ecco, ora accende altre marce. Fortunatamente le altre macchine sono riuscite ad evitare. Auto 24 al centrale, auto 24 al centrale. Avanti, auto 24. L'abbiamo perduto al confine con Nevada. Fatelo beccare da quelli del Nevada, quello è un pazzo. Ricevuto, avviseremo la polizia stradale del Nevada. Hey,
strada, sabato, ore 11.43. Sì, sì, ho capito. Targa OA5599, stato del Colorado. Allora, che ha fatto questo pazzo del volante? Super, ho preso la frequenza della polizia. Un bel figlio di puttana, eh? Eh sì, come sapete ragazzi, noi non possiamo imputargli altro che eccesso di velocità e il rifiuto di fermarsi. Reati banali qui da noi. Me l'hai già detto prima, amico. Ma quel tipo della Jaguar ha fatto denuncia contro di lui? No, non l'ha fatta. Beh, come vedi, non abbiamo reati da contestarvi. Allora come avete intenzione di comportarvi? A noi finora non ha dato rogne. Ma da questo momento saremo noi a dargliene a lui. Buona fortuna. Sì, non vi preoccupate, lo beccheremo. Mi dica, signore. Posso servirla? Sì, il pieno, per favore. Sì, certo. Andiamo, su, bella, staci, non ti faccio mica male. Avanti, piccola. Ah, brava, io ti lascio andare, eh? Coraggio, dimmi, dove la prendi la marijuana? Eh? In quale casa? Avanti, parla. Challenger bianca procede. Inseguita dai malvagi motorizzati, l'odiosa polizia stradale dà la caccia al nostro guidatore solitario. L'ultimo eroe, il più grande eroe americano, l'incredibile cavaliere del motore, il semidio, il super pilota del fantastico e dorato West. Due macchine di quei cattivi nazisti sono alle costole del nostro bel guidatore solitario. I robot della polizia si avvicinano sempre di più al nostro eroe e alla sua automobile. Sì, amici, stanno per colpire, stanno per catturare, per abbattere, per violentare. Annientare l'ultima bell'anima libera di questo nostro grande pianeta. Ma è scritto: se lo spirito del male arma la tigre di artigli, brava provvede d'ali la colomba. Così parlò il grande guru. Hai sentito? Già. Dove diavolo le prende tutte quelle informazioni? Dove le prendi tu, Charlie? Vuoi dire che capta la nostra frequenza? Esatto. E da quanto tempo lo fa? Un anno e mezzo, magari due. Cavolo, ma è contro la legge. Anche ascoltare un transistor in servizio lo è. Su, andiamo, non è la stessa cosa. Comunque lui non dice mai niente che possa incriminarlo. Ha cervello e buoni avvocati. Per quel che riguarda la legge è più pulito di un Kleenex. È davvero? Vero? Vero! Vero, amici miei! Perché secondo le ultime informazioni, il nostro cavaliere solitario è riuscito a spezzare il ferreo cerchio del male, fanaticamente forgiato dai malvagi e spietati aguzzini motorizzati in uniforme! Attraversalo, amico! Non lasciarti fermare! Brutto finocchio.
Attenzione, chiamata per l'auto 44. Attenzione, auto 44, mi ricevete? Dallo a me. Qui auto 44, vi ricevo forte e chiaro, passo. Dove siete, auto 44? Sulla statale 80, circa 10 miglia d'Argenta, passo. Bene, restateci. Fate attenzione, è una Challenger bianca, targata OA 5599, Colorado. Secondo le ultime segnalazioni, era diretta verso Danfi, sulla statale 40, a velocità sostenuta. Abbiamo motivo di credere che abbia il motore truccato, quindi fate molta attenzione quando l'avvistate. E poi chiamate per ulteriori istruzioni. Passo e chiudo. Andiamo. Su, presto. Che cosa pensi che abbia fatto? Che ne so. Beh, ma tu che cosa pensi? Forse vorrà dirottare la macchina a Cuba. Non sei mica spiritoso. Ah, Charlie, che ne so. Forse ha ammazzato qualcuno. Oppure guida una macchina rubata. Poi lo sapremo. La polizia stradale dello stato del Colorado. Rispondiamo a un quesito posto dalla polizia stradale dello Utah. Affermativo. Ma poi ci hanno chiesto di inoltrare le informazioni a voi, quindi state pronti a ricevere i dettagli. Mettete in moto il registratore con tutto quel che segue, eh? A quanto pare il pirata della strada che state inseguendo per tutto il vostro territorio è un ex pilota da corsa di professione di nome Kowalski. K-O-W-A-L-S-K-I. Ripeto, Kowalski. Nome proprio sconosciuto, altri particolari anche sconosciuti. Sappiamo soltanto che lavora in un'agenzia di Denver come autista per la consegna delle auto. Al momento guida una Dodge Challenger targata Colorado OA5599. Non è una macchina rubata. La sta portando a San Francisco, dove deve consegnarla lunedì. Siamo solo a sabato. Perché tanta fretta? È quello che vorremmo sapere anche noi. Perciò le vostre ipotesi valgono quanto le nostre. Passo e chiudo. Di rotto. No. 44 al centrale. 44 al centrale. 44 via. L'abbiamo perso, c'è scappato. Come?
qui auto 44. Cosa sta succedendo? La macchina bianca, c'è scappata. Ma lascia parlare, me, ma che sei impazzito? Correggo, continuiamo l'inseguimento, non l'abbiamo perso, gli stiamo le calcagna. Su, andiamo. Restate dove siete, vi raggiungiamo immediatamente. Andiamo! Presto, andiamo! Auto 44 chiama centrale. Auto 44, vi ascolto. È uscito dalla statale e si è inoltrato nel deserto. Lo lasceremo cuocere là per un po'. State tranquilli, non arriverà da nessuna parte. Cosa starà cercando di dimostrare? Quando vuoi, Super. Mette un nastro. Ci ha fatto, ne ho passati due. Andiamo, non sarai mica cieco per caso. Non vedi che sto riflettendo? Che notte. Nevada, sabato, ore 13:36. Kowalski, mi senti? Puoi sentirmi, Kowalski? Io lo so che mi stai ascoltando, Kowalski. Sono certo che stai a sentirmi adesso, proprio in questo momento. Allora, ascoltami molto attentamente. Tutta la polizia stradale del Nevada ti dà la caccia. Aspettano che tu tiri fuori la testa per respirare. Già. Alcuni pensano che tu cercherai di arrivare in California attraverso la Valle della Morte, ed altri scommettono che morirai lì nel deserto. Questi pochi sarebbero ben felici di vederti scomparire per sempre là in mezzo. Ma il mio tavolo è sepolto dai telegrammi e ho la testa piena di telefonate. Tutta gente che ti augura il successo nella tua fuga. In qualsiasi posto ti possa condurre. Vorrei tanto aiutarti, ma non posso. Davvero. Credo che nessuno possa farlo tranne quella folle fortuna che ti ha assistito finora, Kowalski. E adesso ne avrai davvero bisogno. Di tanta fortuna, amico, e presto. Puoi battere la polizia, puoi vincere la strada e puoi anche vincere l'orologio. Ma non puoi vincere il deserto. Nessuno può farlo. È impossibile. Va all'inferno. Aspetta.
Ma sarebbe buffo in fondo se tu dovessi arrestarmi. Insomma, io che cerco di liberarti e tu che cerchi di rinchiudermi. Mi piace tutto. Anche la tua cicatrice mi piace. Tu la odi e io l'adoro. No, io non la odio. Però odio quello che significa. E che cosa significa? Solo se fai la guerra alla guerra il tuo odio finirà. Ti amo. Ti amo. Sei pazza a fare il surfing per inverno. Ci provo di nuovo. Forse troverò un'onda gigantesca. E la cavalcherò in tuo nome. Sei una... Aspetta. Eccoci qua al punto di inizio dove è cominciata la saga di Kowalski. La stazione televisiva KLZ intervista per voi il proprietario dell'agenzia, il signor Mekas, e uno degli impiegati, Sandy McKiss. Sandy, tu conosci bene quell'uomo. Cosa pensi gli sia andato di traverso? È un grande pilota. Che cosa? Cosa hai detto? Ho detto che è un grande pilota. Che sappia guidare bene, ormai lo sappiamo tutti. Ah, non se ne trovano guidatori come lui. Sì, ma come pilota da corsa non ha mai raccolto grandi allori, vero? Non lo sai perché? Non cercava la gloria. Per quel che ne penso io, era il numero uno allora ed è il numero uno anche adesso. Magari avessi io le sue possibilità. Ma perché non lo lascio perdere? Lasciatelo in pace. Dove non ha mai fatto male a nessuno. Kowalski è un ragazzo eccezionale. Vi saluta Bob Holmer della KLZ da sempre. Super Anima non ha bisogno di presentazioni, è il nostro miglior disc jockey. Ma si sta avviando a diventare una celebrità sul piano nazionale, nel suo nuovo ruolo di invisibile guida di Kowalski. I ciechi che guidano i ciechi. Come sapete, Kowalski è il protagonista di un inseguimento attraverso l'America iniziato a Denver. Resta immobile dove sei, figliolo. Non ti muovere, forestiero, non ti muovere. Te lo tolgo di mezzo io. Ora lo prendo. Infila la tua bella testolina lì dentro, bello. Coraggio. Ecco, l'abbiamo acchiappato. Adesso prendiamo il nostro bel canestrello. Guarda com'è vivace, come scodinzola. Non è una bellezza? Beh, è anche bello grosso, eh? Adesso lo mettiamo qua dentro. Grazie, figliolo, l'abbiamo sistemato. Grazie a lei. Ma quanti serpenti ha lì dentro? Ne ho 6 assonagli, 2 crotali cornuti ed ora un prezioso esemplare a macchie romboidali. E che cosa se ne fa? Liberato. In cambio di caffè, zucchero, tabacco da masticare, sale, farina e fagioli. Un sacco di fagioli, figliolo. Lei vive qua giù, Io mi sono perso e ho bisogno d'aiuto. Attenzione, Kowalski. Ho un messaggio importante per te. Kowalski, sei in ascolto. Sta a sentire. La polizia stradale sta rastrellando il deserto in cerca di te. Apri bene le orecchie. Che tu ci creda o no, lo fanno nel tuo interesse. Vogliono aiutarti. Hai capito? Beh, dipende, figliolo. Cosa? Hai detto che avevi bisogno del mio aiuto, ma dipende dall'aiuto che tu mi dai prima. Cioè, se mi aiuti ad arrivare dov'ero. Insomma, ad arrivare dove ero diretto.
Ehi, guarda laggiù. C'è qualcuno che sta arrivando. Io non vedo proprio un accidente laggiù. Scommetto che non vedi neanche il mio furgone. Ed è lì sotto il tuo naso. Togliamoci di torno alla svetta. No, no, non è così che si deve fare. A dove vai? Non è quello il sistema di togliersi di torno. No, dammi retta. Il miglior modo per togliersi di torno sta nel restare piantati dove si è. Non muoversi, intanarsi qui. Muoviamoci. C'è qualcosa. Abbassati, diamo un'occhiata. Deve aver visto il mio furgone. Gli sta girando sopra. Guarda laggiù. Quello è un relitto, probabilmente là da 20 anni. Cognome Kowalski. K-O-W-A-L-S-K-I. Nome di battesimo un cavolo, come si chiama? Guaritori religiosi, non avvicinarti più di così. Aspettami qui seduto in macchina, hai capito? Ok, nonno. Quella gente non piacciono i forestieri. Specie al loro capo, Jesse Opak. È un brutto pesce. Non scordati la benzina, eh? Ah, non me la scordo la benzina. Signorova, mi si è rotto il furgone. Chi è quell'uomo laggiù? Come le stavo dicendo, il mio furgone faceva i capricci, anche lui ha i suoi annetti, sa. Chi è quell'uomo? È un amico. Un amico, eh? E come lo sai?
E però non è bello quello, non è una bellezza? Già. Ma non ci servono più. Te l'ho detto, le nostre sono funzioni private. Perché hai portato Forestiero? Signor Roma, io non l'ho portato, è lui che ha portato me. Perché? È rimasto senza benzina. Ah, sì? Prenditi la benzina e portatelo via, eh? Ma signor Roma, non mi dà più il caffè, lo zucchero e tutta... Sì, l'avrai, l'avrai. Tutta la roba che mi aveva promesso. L'avrai. Solo che i serpenti non ci servono più, abbiamo la musica. Quindi, la prima cosa da fare è liberare i serpenti. Sia piena fino al collo ormai. Già. Beh. Ora puoi andare, figliola. Ma basta che segui la pista indiana. E quale sarebbe? È facilissimo. Cammina tenendoti sempre il sole di dietro e non perdere d'occhio la tua ombra. Poi, quando vedi dei cactus altissimi, punta verso di loro, perché quella è la tua pista. I cactus e gli arbusti di creosoto ti riporteranno dritto fino alla strada. È sicuro che così ci arrivo? Ah, certo che ci arrivi! Sì, ecco, vedo che stai cominciando a capire il deserto, figliolo! Può darsi. Beh, grazie, nonno. Grazie di tutto. Non c'è di che. Speriamo di incontrarci con più comodo. Vai, escondidos! Arruolato nell'esercito nel 1960, presta servizio nel Vietnam, ferito nel delta del Mekong, congedato onorevolmente dall'esercito 1964, medaglia al valore per eroismo in battaglia, arruolato nel corpo di polizia di San Diego nel 1964. Due promozioni, agente di prima classe nel 1966, poi radiato dai quadri, documentazione relativa riservata salvo speciale autorizzazione. Pilota da corsa per macchine di serie e conduttore acrobatico nel 67 e 68. Patente da corsa sospesa nel 1968, preceduta dal rifiuto di sottoporsi all'analisi del contenuto alcolico del sangue. Lavori diversi, vari impieghi come autista dal 1970 ad oggi. Ulteriori dati? Nessuno. Vuoi andare? Non ancora, non ancora. Allora dimmi tu quando. Io sono pronto, ma è lui che non lo è ancora. Come? Pianta, te lo dico io quando sono pronto. Santo cielo, fai qualcosa. Lo sto facendo. Spingi. Lo sto spingendo, uffa. Dai. Arriva una macchina. Veniamo subito. Spingi. Sì. Ah.
c'è di che. Mi perdoni, le dispiacerebbe dirci in quale direzione sta andando? Vado a San Francisco. Oh, è magnifico, grazie. C'è qualcosa che non va? Perché questa domanda? Lei è così silenzioso. È imbronciato. Forse fa parte del mio carattere. Perché sta ridendo? Io non sto ridendo. Sì, sì. Sì, invece, sta ridendo dentro di sé. È perché lei ci crede finocchi. Non è vero? Ehi, ehi. Questa è una rapina. Una rapina? Ma cos'hai da ridere, scema? Dimmelo! Dimmelo! No, vai! No, la testa! Fai male! Tornato. Come ti senti? Stanco. Sei stanco, eh? Ne hai pure il diritto. Vuoi sapere che sta succedendo? Già, sentiamo un po'. Beh, il nemico adesso, più che sorvegliarti, ci sta ascoltando, come avrai immaginato anche tu. Ma quello che non sai è che hanno trovato quei due, diciamo così, gentiluomini, sulla strada, ed erano combinati piuttosto maluccio. Già, hanno avuto un incidente o qualcosa del genere. Ma c'è qualche golpone che sta cercando di convincerli a denunciarti per qualche brutto reato antipatico, come dire aggressione e lesioni gravi. Ma i due signori in questione non vogliono abboccare. O come il mio alter ego si esprimerebbe, stanno tenendo duro. Adesso ascolta bene. Gli amici, diciamo così, vogliono prepararti un comitato di benvenuto nella verde e solatia California. E le porte d'ingresso, anche tutte le porte secondarie. E le strade sono decorate di bellissime ghirlande di fiori freschi. Non so se mi spiego. Sì, sei stato chiarissimo. Fratello, non mollare, tieni duro. Abbiamo gente, sgomberate la strada, è meglio per voi! Ehi! Ehi, negraccio! Ehi, negraccio, lingua lunga! Ora te la chiudo io con la brutta boccaccia, su, forza! Yeah.
Te la vuoi tenere? No, così va bene. Prendile tutte, io ne ho una bella provvista. No, non me ne servono tante. Allora quelle che ti servono. Grazie. Di niente. Chiamata personale per Kowalski. Chiamata personale per Kowalski. Mi senti, Kowalski? È per informarti degli ultimi sviluppi. Correzione al mio ultimo messaggio. Tutte le porte d'ingresso sono chiuse meno una. Quella che porta a Sonora. Ah, formidabile. Ripeto, l'unica porta a Sonora è quella che porta a Sonora. Vedrai che sarà farai, Kowalski. Sì, è l'ultima possibilità se non vuoi crepare laggiù. E adesso senti, a tutta la super gente che si trova... La conosci bene la voce di questo qui? Sulle nostre super grandi anima? E libere sì, strade. Sì, ho detto libere strade. È molto importante. Non mi convinci. Libere. Sì, è super anima. Se qualcuno di voi avvistasse il nostro eroe... Beh, forse era freddato, un po' stanco nella sua voce. Gli dia una mano a cavarsela. Gli dia aiuto ed incoraggiamento. Aspetta un minuto. Ne ha bisogno. È un augurio di riuscire... Ehi! Sei vieni qua! Pronto, Kowalski? Siamo tutti qui per aiutarti. Letta, muoviti! Capito? Ti siamo vicini col cuore. Senti un po' questo. Quindi, amici, telefonatemi. Beh? Qui il vostro affezionatissimo superanima. Chi è questa voce? Che vi parla dalla superanima, è tipo che sia. E sei sicura? Più originale stazione radio. Assolutamente sicura. West, che trasmette ogni sera dalla nostra tenera e nevrotica cittadina di Goldfield. Fratello Kowalski, continua ad aver fede in noi, amico. E noi ti porteremo alla gloria. Già, suona un pochino diversa. Come se fosse, non so, falsa, imborghesita. Ha l'aria un po' meccanica. Pensi che sia una trappola? Già, potrebbe essere. Aspettami qua, vado e torno. E dove vai? Tu aspetta qui. Allora, rimani con noi? No, no, non credo. Cos'è che posso fare per te? Per esempio? Tutto quello che vuoi. No, non credo di voler niente. Cosa c'è? Non ti piace? Oh, sì, sì, moltissimo. Allora divertiamoci un po'. Grazie, grazie ugualmente. Non c'è di che. Allora, non hai proprio desideri? Sì. Sì, è mica da fumare. Oh, ok, te ne rotolo uno. No, 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 no. Una regolare. Eh già. D'accordo. Sei affatto cambiato. Mm? Ho detto che non sei affatto cambiato. Sul serio? Guarda. È successo tanto tempo fa. Lo so. La misi da parte quando venne pubblicata. Quando la ritagliai io... Allora tra un po' si apre la caccia, eh? Già, e questa volta è difficile che ci scappi.
Avevi ragione, amico. Ti ha venduto. Mai visti tanti poliziotti in vita mia. Quello ti ha venduto. E quella che serve? È il tuo passepartout. Sembra impossibile, quel Kowalski deve essere matto. Non se ne andrebbe in giro in quel modo, se non ti pare. Ah, è vero questo. È della polizia! Sgombratevi! Sgombrate la strada, presto! Sgombrate! Levate di mezzo quelle macchine, forza! Vai, Luke, è Kowalski! Ci ha fregato! Dai, 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 forza, forza! Presto, insegniamo! Qui California. Non offendiamo le madri dei pirati della strada, ma faremo quello che voi finora non siete stati capaci di fare. Lo fermeremo una volta per sempre. Sì, siamo stati informati in precedenza di tutto. Grazie, ragazzi. Non hai più bisogno di me. Sei in California. Sei quasi arrivato. Ce la farai con quella. Eh? Ma certo, non ti preoccupare. Stai attento, Kowalski. California, sabato. Ore 19:12. Kowalski? Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Che succede? Stai facendo notizia, amico. Sei su tutte le prime pagine. Senti un po' i titoli. Ex corridore, protagonista di una gigantesca caccia all'uomo. Hanno perfino stampato la storia della povera Vera, completa di fotografie. Ma che ci fai laggiù, a correre come un invasato? Vuoi riscattare tutta la tua vita? Lo sai che perderai ancora, no? Che cosa vuoi dimostrare? Sei drogato per caso? Ehi, Kowalski! Sei sempre lì? Ascoltami bene, mi assenti che la macchina sarà consegnata lunedì puntualmente, magari un po' strapazzata. Tu sei drogato, Kowalski. Beh, allora senti, la scommessa si paga doppia oppure non se ne fa niente, d'accordo? Ehi, bello, non fare cretinate però, vedi di stare attento, eh? Ok, ci vediamo, amico. Secondi, super. Per tutti gli amici di buona volontà e per qualcuno di cattiva volontà, per buona misura, tutti i cristiani.
voi! Ma io sono qui a parlarvi di Domenica per la prima volta in vita mia! E per la primissima volta nella sua storia la stazione Cow trasmette non soltanto per allietarvi con la musica e tutto il resto, ma per raccontarvi una piccola storia! Sarà meglio cominciare dal principio, ma prima di cominciare eccovi un bello svegliarino mattutino domenicale! Mettite la zona, baby! Will you turn it on? Oggi, con un bellissimo gesto da parte di alcune magnifiche persone di questa bella cittadina che è Goldfield, questa stazione viene ribattezzata Kowalski, in onore dell'ultimo vero eroe americano, per il quale la velocità è sinonimo di libertà dell'anima. Nessuno si chiede più quando Kowalski si fermerà, ma chi riuscirà a fermarlo? Kowalski. Ti prego, ascoltami, Kowalski. Ma è inutile. Interrompi.